Tutte le lettere che ho ricevuto, ragazzi, questa mi ha colpito. Ciao Domi, ho una sorella maggiore che è sempre stata la pupilla di papà. Mi sono sentita schiacciare dai suoi continui successi. Dall'altro lato ci sono io, un maschiaccio considerata quella simpatica. Cresciuta con YouTube, innamorata di Goku, della sua filosofia del non arrendersi mai. Così a 12 anni inizio a fare pesi per modellare il mio corpo e a 17 anni gareggio per la prima volta come bikini. E finalmente riesco a superarla in bellezza. Peccato che nel frattempo mia sorella fosse diventata una pallavolista agonista trasferitasi a Nantes. Tra un dell'altro scopro il tuo canale e la chiave per poter diventare forte, il powerlifting. E tu ti starei chiedendo cosa c'entra questo con il viaggio in Francia. Vorrei essere allenata da te e gareggiare un giorno. E quale occasione migliore se non conoscerci in questo viaggio? C'è chi va a Nantes e chi va a Parigi. Anche la frecciatina. Mi hai colpito? Verrai con me. Lunedì 4 luglio, giorno della partenza. Tre bagagli a mano. Carico tutto in spalla e ci vediamo direttamente a Milano, a Linate. Devo andare a prendere la ragazza e non saprete chi è fino a quando non varcherò l'uscio della sua porta. Mancano ancora 3 ore, quindi fra un po' varcherò la porta di casa sua. Vedrete per la prima volta il suo volto e ovviamente anche il nome. Sono un po' in ritardo, ho fatto una sosta all'autogrill per mangiare. E ora spero che non se la prenda perché devo essere lì per pranzo e sapete, le donne di solito non vogliono aspettare. Ciao, piacere, sono Domingo, scusa per il ritardo, ho avuto traffico. Ciao, piacere, sono Domingo Poliandri. Ho avuto un po' di traffico, sai. Ciao, scusami, ma doveva essere un giorno super super soleggiato, invece c'era bel brutto tempo. Dovevo essere puntuale, ma non devo dimostrarti nulla. Ciao sorella, mandami un check. Io comunque sono arrivato, sto davanti a delle case bianche. Se esci un attimo e vieni incontro, oppure mi dici meglio dove sei. Allora, siamo arrivati, alla fine devo scendere sotto il garage. Parecchio buio qua, sarà una luce. Ma è Goku che spara l'onda energetica e c'è pure la firma di Aurora. Dovrebbe essere questo. Sei Aurora? Esatto. Ah, sicuro che non ho sbagliato? Direi di no. Ah, ok, grazie. Ah, meno male si sta fresca in questa casa. Si moriva di caldo là fuori. Ho qualcosa da bere. Una Coca-Cola zero perché sono a dieta. Vabbè, io senza che mi presento, sai che sono Domingo. Aurora, piacere. Piacere. Ti si saluta così qui a Monza? Per il momento può andare bene così. Ok, vogliamo mantenere le distanze. Posso offrirti qualcosa? Quindi mi prendo questa. Fai pure, sì. Mi sa che ne prendo una anch'io. Vivi da sola qui? No, vivo con la mamma al momento e appunto mia sorella che è in Francia ogni tanto torna a trovare. Nantes. Tu parli francese? No, per nulla, però... Perché dovremmo prendere il taxi quando arriviamo, ha detto. Ci sei rimasto. Sei mai stata in Francia? Una volta, qualche anno fa, ma non è stata una grande esperienza con i francesi. Perché so che loro ci tengono molto la loro lingua e non vorrebbero... Ho notato quello, che ho fatto fatica un po' comunicare, quindi confido nei traduttori. Come hai scoperto? Cercavo video sullo squat per cercare di migliorarlo un po'. Perché lo squat? Perché a seguito di una frattura al coccige ho fatto fatica a riprendere proprio questo movimento, questa accosciata, quindi volevo capire dove sbagliavo, se c'era qualcuno che, sai, ha un po' la risposta, il segreto per farcela. In realtà poi ti ho scoperto, poi tra dissing vari con altri youtuber ti ho conosciuto. Ma quindi fai ancora la bikini? No, ormai no. Ho provato a riprepararmi, ma appunto poi c'è stato l'infortunio e quindi... Chi che ti seguiva prima? Cosa no? Non lo posso dire. Perché? Perché non lo posso dire. Perché è un segreto di Stato? Non mi dire che è Master Wallace. E se fosse lui? Me ne andrei subito da quella porta. Facciamo che non te lo dico. Cos'è che io scopro sempre tutto alla fine? È uno che ho dissato? No, assolutamente, anzi, secondo me potreste essere dallo stesso lato. Quindi... Aspetta, no, devo fare un routine, aspetta. Ok. Bisogna vergognarsi, però... No! Questo si taglia, questo si taglia. Come si toglie? Mi hai detto carta bianca per questo viaggio? Domingo, per favore. Ho avuto già problemi con altre allieve. Ok, no, facciamo così. Io non metto questa scena, ma tu mi dici chi è il tuo allenatore. Però me la puoi tenere. Tranquilla. Ma assurdo proprio. Quindi come ti stai allenando ultimamente? Brutta domanda. Ci sto provando con le tre alzate a provare a sollevare qualche chilo in più, però forse mi manca un po' di tecnica. Ovviamente una programmazione
preparazione fatta come si deve. Questa cosa del viaggio, quindi, come ti senti? Sono contenta perché comunque Parigi dicono tutti che è molto bella, c'è un sacco di cose da vedere, però mi sa che noi saremo un po' più... Sì, perché c'è parecchi giri con la Nutrimuscle. Ci sta appunto per conoscersi e vivere questa cosa insieme. Quindi Goku ce l'hai solamente in garage o...? No, Goku solo in garage. Ma questo amore però... da dove nasce? Nasce su Italia 1 da piccolina. Sì, a luna, dopo pranzo. Ma perché Goku e non Vegeta? Perché Goku era più simpatico, era più alto, più grosso. Più grosso non lo so, magari se la giocava. Ma comunque a prescindere, l'altezza metà bellezza. Così ha sempre detto mia mamma. Sì, no, volevo farti vedere la mia mensola, che per ora è un po' spoglia, quindi... Ma quelle coppe di cosa sono? Sono un secondo e un terzo posto che ho fatto appunto come bikini. Ce la farai a farmi da cameraman e coprotagonista di questo vlog? Come ti senti? A tuo agio? A mio agio piano piano, anche con quello, con calma. Ma è la prima volta che fai un video su YouTube oppure... Cosa vuoi che ti risponda? Sono apparsa in un video una volta. Ma di chi? No, questo me lo devi dire. No, in un video di Flavio Raponi, dove riprendeva i fan con cui faceva le foto. Ma quanti anni fa? Scusa, lui fa solo video copiati da altri format? Quando ancora faceva le ricette. Cioè, eri una comparsa casuale, lui se ne è accorto? Sì, assolutamente casuale, cioè come me altre 100 persone. L'ultima volta che sei comparsa per caso nel video di noi youtuber? Tre volte forse può essere. Forse su. Sai che ti ho visto da qualche parte? Non so, ce la faccio dici? Hai un viso molto familiare. Magari lo mettiamo come easter egg. Trova la torre nascosta. E vincerai un coaching dal mese con Domingo Poliandri. Addirittura. Se trovi le tre aurore nei tre video nascosti. Tre video? Sono tre. Okay. Due miei forse e uno di un altro. Allora, puoi mettere la roba dietro. Sì. Hai la patente? Hai un'altra domanda, per favore? Mamma mia, qua tutti... Domingo, alla guida. Scusa, faccio il cavaliere, scusami. Oh, grazie, gentilissimo. Che lavoro fai nella vita? Allora, sono un'istruttrice di sala e faccio anche qualche personal. Quindi tutto collegato. Sì, è una passione che è nata da quando ero piccolina. Vabbè, dimmi come sei entrata in palestra. Raccomandazioni o tramite il tuo ex coach, che non si può dire? No, ma va, il mio ex coach comunque non è del nord. Ah, un indizio abbiamo. No, io ho iniziato con degli stage da scuola. Ho fatto un turistico sportivo, che è un indirizzo professionale. E da lì appunto ho fatto le mie prime esperienze. I miei primi clienti, in giro un po' per Monza, un po' per la Brianza. E ho avuto modo di conoscere anche delle persone. Monza, conoscere? Io... 100 metri. No. Sì, era un cliente della palestra nella quale... Ma stiamo parlando di Massimo Ferrero Gina, detto anche Iena. Max, ai tempi lo chiamo Max. Cioè, il mondo è piccolo, non lo trovo dappertutto, non si libera quest'uomo. L'ho sfruttato per qualche ripresa. No, per qualche ripresa, per un lavoro, cioè, di scuola. Max, ti sfruttano tutti ormai. Ma no, ma in realtà con questo aspetto da bodybuilder, no? Rendeva per il video scuola. Allora, siamo in partenza da Parigi. Sì. Allora, siamo in partenza per Parigi. Siamo appena entrati in aereo. Ci hanno messo in due posti separati. Ho dovuto dire: guarda, sono Domingo Poliandri. Ah, ok, possiamo stare insieme allora. Prima volta in aereo? No, ed è proprio questo il bello, che rilassa. Rilassa un sacco. Volevi stare vicino al finestrino? No, a me basta sentire proprio il rumore del motore, mi rilasso un sacco. Sai che su Twitch va di moda adesso riprendere le persone che mentre dormono? Potresti pensarci, infatti. Ci sto pensando adesso. Aspettiamo che sia dormente allora. Siamo in Francia, ci ho messo un'ora, più o meno un'ora e mezza. Ora ho dormito per tutto il tempo. Io non ho detto una parola, mi sono annoiato. Russava, una cosa assurda proprio. Ma... Adesso dobbiamo prendere un taxi. Ok, andiamo. Allora, siamo in hotel. Tra quando siamo sbarcati con l'aereo, dal taxi... No, il viaggio... Aspetta. Il trip? Tu il trip che hai avuto? Un attimo. Tu non hai mica... Il trip? Hai avuto un trip prima? Il trip, il viaggio, the trip. Muori dalla camera, tralasciando questo. Tu prima hai fatto la ripresa, appena scesi dall'aereo, no? No, adesso siamo arrivati in hotel, no? Abbiamo giudicando pagato... già il volo. È evidente che è ancora sotto trip, no. Lei. È evidentissimo. Ma non è che... Fumi solo Marlboro o anche qualcosa? No, perché non si dice su questa piattaforma. Perché lei è molto pratica. Ho scoperto che lei praticamente è cresciuta con YouTube, Twitch e mi parla di termini che io non conosco. Quindi praticamente mi ha fatto una lezione, tutti i personaggi. Cioè, YouTube, ho scoperto che dico. Lei si guardava tutti i miei video Twitch. Cioè, nei miei cavolo di live. Non avrei visto anche il tutorial sulla sega stromboliana. Cosa ti vuoi sentir dire?
No. Non penso di aver recepito il messaggio, sì, ho immaginato, poi... Vabbè, dai ragazzi... Lo fate tutti, tranquilli. Adesso sto avendo io un trip. Commento a freddo, una ragazza molto carina, giovane, molto decisa devo dire. Ho fatto qualche discorso con lei, mi ha fatto capire che è una ragazza molto competitiva. E quindi mi piace la sua mentalità. So già cosa state pensando, come sempre. C'è solo da vedere come si muove sotto carico. E probabilmente lo vedrò domani perché ci incontreremo con il campione junior, credo meno 66, Panache. E farò ad Aurora un coaching gratuito di tutte e tre le alzate. Ci stiamo andando all'azienda a fare un po' di degustazione di prodotti, di integratori. Oggi prima lezione di powerlifting. Prima lezione ufficiale. Niente, è il vizio che ci scontriamo contro qualcuno. Pensa Lenarte oggi che è il primo test ufficiale. Deciderò se prenderti come allieva. Hai dubbi? Non lo so, non ti ho mai io visto. Io no. Non ti ho mai visto allenarti, non lo so, vediamo. No, dai. Cioè, non riesci, con tutta la forza che hai, non ci riesci neanche a aprire la barretta. Tu vuoi fare powerlifting? No, forte di gambe. Buono. Okay. Aspetto quella di Full Spring che mi avevi regalato. Diciamolo chiaramente, no? Full Spring è una cagata pazzesca, no? Cagata. A livello di berretto non sono così buone. Poi è bella grossa. Siamo al Pink Mamma, ristorante diciamo italiano. Stiamo mangiando un bel po' di roba tagliata, patate, e tutti gli influencer della Nutrimuscle. E abbiamo anche la nostra Aurora che ha preso però i carboidrati. Buon appetito. Io invece sono a dieta, non mangio niente. Se no il six pack come te lo guardano. Ciao. Sei il mio follower? Sì, dal primo video di tipo Master Wallace lì Mi hai su YouTube adesso? Veramente? No, veramente? Porca troia! Facendo un vlog del viaggio. Ti piace Pink Mamma? Beh, buono, mi piace la vista, è buono il cibo. Che lavoro fai? Faccio il barman qua. Cioè, mi hai riconosciuto appena sono arrivato? Sì. No, sono strano in imbarazzo, raga, veramente. Sei arrivato in Francia? Tramite la mia accademia, Mixology Academy, e ho fatto job dating e niente, mi hanno preso e sono arrivato praticamente dopo un mese. Ma ti alleni? Sì, mi alleno. Mi piace comunque il mondo del fitness, mi piace seguirlo anche se non mi alleno. Ciao, buon lavoro. Grazie. Oggi ci alleniamo al CrossFit Estia. Vediamo un po' com'è. Però capisco perché c'è un lupo nel marchio, perché hanno praticamente un lupo siberiano dentro la palestra, anzi ce ne sono due, anzi. Questa è la sala ricreativa dove le clienti si svagano. And we have also the 66 Championship Junior of Powerlifting Open in France. 2021 IPF European Champion. Best lifts? In competition, 250 squats, 170 bench and 280 deadlifts. And you also do gear? No. Only roll? Yeah, yeah, yeah. Why? You know, it's hard, you have to put it on, it costs a lot of money, you can train alone, so I don't enjoy it. Will like? If you have the right people to train. Maybe I would try, but I don't think I would enjoy it, but maybe I would try. How many years do you train? Powerlifting 6 years. And before? Before I was doing, you know, general gym. And going why to did the you gym. Choose to do powerlifting? I enjoyed lifting heavy stuff. And then I found out this was a sport. I was like, oh, that's my sport. So. You also have a channel on YouTube. Yeah, I do. Like me, 30,000 followers. Yeah, around that. Thank you, Panache. Thank you very much. Niente, adesso ci alleniamo e seguiamo anche Aurora. Sta ancora cambiando. Sempre. Le donne si fanno far attendere in qualche modo, sempre. Aurora, è ora di allenarsi. Che arrivo, Domingo, mamma mia. No. È già scocciata, eh? È ansiosa perché è la prima lezione, ti capisco. In outfit ci siamo. Ti farei correggere da il campione Panache. That's pretty much the same. When you go down, try to not think elbows tucking in like that towards your face, but more so here. Get the stretch with your pecs. Yeah, better. Yeah, awesome. Yeah, better. Way better. No. It's my best one in the bench press. Yeah, okay. I would just add one thing. It's with the breathing. Okay. If you breathe through your nose and you think big chest, yeah. And I breathe while I'm doing down. Yeah. Try to have it like part of your execution. So whenever you're going down, and try to exhale really at the end, because if I okay. And I'm exhale here, see what happens? Yeah. You're losing your position. Yeah. So try to really do everything, you know, without breathing. So with the mouth or the nose? Through the nose. Why? The nose. I can breathe more with the... Yeah, but if you breathe through the mouth, usually what happens is... No, I do the vacuum. Yeah. I stay like this. Okay. And only block the stomach while I'm down on the chest. Okay. I think that if you block your stomach, if you block your abdominals, so when I want to contract my abdominals, what happens is my ribs get pushed down.
Yeah. Like that. And if your ribs get pushed down, what happens is your position is way less stronger on the bench. So on squat and deadlift, you don't breathe through your nose because you want this abdominal engagement, you know? Okay. But on bench, I think you can and you have to breathe through your nose. You can also bring through the mouth, but the nose, you know, is different. So if you look down, you can lose balance upward. And if you look up, you will lose this position. I look pretty much straight. As you can see, low back, low back strength. Okay. Yeah. That's high bar. Low bar, he's here. For me, he's here. Yeah, normal low bar. Dopo le correzioni del campione Panache, probabilmente avrai già un'esecuzione pulita oggi. Tranquilla. Sei un po' libero lordotica per caso? Che vedo che sei un po' inarcata. Non è un arco che faccio volutamente, ma appunto è la mia schiena che è così. Va bene, mettiamo un po' più di peso. Adesso proveremo le ginocchiere S su di te, che più o meno dovrebbero starti, anche se tra un po' hai le gambe più grosse delle mie. Ok, tieni il piede così bloccato. Ah, spingi. Vado secco, eh. Vai, spingi giù. Ok. Premi a terra con tutta la forza che hai con questa gamba, eh? Ok, rimani in piedi, preciso. Lei usa una stance molto stretta delle mani, nonostante sia low bar, sta scalza. Su, buono, ancora. Su, ottimo. Non male la ragazza come prima volta, devo dire, eh? Detto io. Si vede che lo squat è il suo punto forte, voglio vedere come sono le altre due però. Allora proviamo un massimale del giorno, sempre che sia quello vero, non mollare per nessun motivo. Se te lo prendo io, eh. Poi comandi, tieni sulla punta, guarda avanti. Squat! Su, spingi, bravissima, doppia! Come doppia? Doppia! Cos'è, riscaldamento? Vai! Su, vai, spingi! Ci piace pure una tripla, bravissima! Che bestia! Ehi, 600 kg secondo me. Che dite ragazzi, carichiamo o ci fermiamo qui? Mi mette un centinaio? Solleveremo primo traguardo per ogni donna, 100 kg, per diventare uomini. Squat! Su, spingi! Malla! Lascia! No! Dai, ci mancava poco, non fa niente. Vabbè, ora sono cose che capitano, su. Comunque ci hai provato la prima volta, no? Dopo una preparazione vedrai che farai meglio. Si spera. No, dai, però sono comunque contenta per... Cioè, sei arrivata lì, stavi spingendo piano piano, poi lo sticking point non l'hai superato. Allora, Aurora, vediamo se dopo il briefing con Panache mettiamo in campo qualche nozione. Visto che c'hai già una buona mobilità, sia perché sei un po' iperlordotica, quindi già partiamo con un buon presupposto. Presa larga, brava. Cerca di stare con le gambe chiuse. Su. Devo dire che a livello generale per adesso non sei male. Si vede che sei un'istruttrice sala brava, che sa anche a fare un po' di autodidatta con le alzate, giusto? Dubitavi? No, non dubitavo. Ci mancherebbe. Bene, allora carica 25. Su. 30 kg. Press. Poggia. 35. Allora dovresti fare 35 ora, eh? Mi raccomando. Andiamo? Allora ho detto andiamo a fare 35. Sì, vai. Ah, ce l'ho. Non ti serve il testo booster. Siete buoni, per favore. Sono anche crossfitter, cioè mi puoi proprio umiliare oggi. Facciamo solo 40 direttamente. Posso non tirarmi i capelli? Poggio bene il culo. Vai. Su, spingi. Che è? Ma gioca qua? Troppo forte ragazzi. Vabbè, io direi di fermarci qua. La palestra sta per chiudere, non mi fare quel visino triste. Facciamo lo stacco da terra. Allora, stacco vuoi fare sumo o regular? Sumo. Va bene, facciamo sumo. 80 kg, eh? Minchia. Oh, che hai fatto? Minchia. Non sono 80, Domingo. Ah, sono 100 kg. Sono... Ho sbagliato a caricare. Abbiamo fatto 60 e 100. Verticalizzami di più. Giù. Trazione la barra verso l'alto, vai e spingi. Vai. Giù. Buono. Prendi la magnesite liquida. Non esce? Dai, l'ultima, 105. Se li fai, entri nella scuderia. Stai sul tallone, apri le gambe, braccia lunghe, l'assorbi un po' l'energia della barra e poi spingi. No, ah, no. Oh. Contrattura? Che è successo? Ah, qua tira, qua e poi vabbè, a parte quando mi parte il crampo
settimana scorsa. Vabbè, dai, oggi come tentativo per vedere cosa fai, va bene, dai. Non era il giorno di tirare il test, è stata una cosa improvvisata. Però sono più forte di così, eh. Ah, sicuro, lo diventerai. Quando te allenerò io, probabilmente succederà. Vabbè, si conclude con una panca a margine, squat tirato e uno stacco fallito. Niente, Aurora ha deciso di vestirsi in abiti succinti e quindi abbiamo chiesto la scorta di Manuel Spadaccini per difesa personale, perché questo comunque è un locale molto pericoloso dove stiamo andando. Proprio per questo non è solo lui, ma ne ho anche altri quattro. E dove stanno? Uno riprende. Ma io non sto riprendendo. Siamo a cena, sempre con lo staff della NutriMuscle. Abbiamo Elisa, Manuel Spadaccini, non ricordo come si chiama. Emanuele Bruno, che è 8 con la età. Poi avete Chiara. Tutti gli influencer. E ovviamente la linea più forte che mi dico, però ha tenuto meglio alla fine. Meno male che si sente poco. Cosa incontrato? Che ha dato i soldi per dare lo smashon. Occhio. Allora, cornetti, yogurt. Adesso mi prenderò sti pancakes e poi cappuccino e cioccolato. Ma quindi dov'è che andiamo oggi? Alla fabbrica che producono l'integrato di integrazione. A fare che? Boh, io dovrò fare probabilmente le riprese. No, se vuoi farlo si può fare qualche scenetta. Devi mettere il camice bianco, ti hanno detto di vestirsi un po' vestiti da buttare, cioè usa e getta. Vado bene? Sono abbastanza usa e getta? No, a parte, l'espressione mattutina. Io voglio dormire. Ma dobbiamo andare in Belgio, 4 ore di viaggio. Appunto, 4 ore di viaggio, 4 ore per dormire. Questi pancake senza sciroppo allappano la bocca. Stiamo andando in Belgio a vedere la fabbrica della NutriMuscle. In pratica ci faranno mettere un camice, dovremo estrarre la vitamina C dall'arancia con una siringa, iniettarla nella capsulina, prepararla, confezionare il prodotto e spedirlo direttamente al cliente. Ovviamente anche Aurora si vestirà adesso da segretaria a dottoressa. Ma sai che ti dona? Non ti aspettavi di venire in Francia e dover fare queste cose, eh? Di la verità, sei già pentita. Ma non sei un mostro, oh. Sembri una papera. Questa si può sempre essere bikini tutto il giorno, no? Dimmi, cosa c'è? Cioè, hai dormito tutto il viaggio, dovresti stare riposata, sorridente. Io sono io che non ho dormito. Ci vorrebbe qua Aurora, ma non so dove è finita. Mi darebbe una mano almeno. Ma sta a dormire sul furgone, forse. Ehi, cosa sta facendo? Qua non si può filmare. Questa è tutta roba vietata, no? Spenga la videocamera, spenga la videocamera. Va bene anche tu? Sei strazzata, c'avevi quella sul collo. E dottoressa, in cosa si occupa? In cosa è specializzata? Controllo qualità. Controllo qualità? Lei da quant'è che lavora qui? Ormai sono 10 anni, anche se non si direbbe. Questa è... Cioè, sono 10 anni, lei ha 20 anni, quindi da 10 quando aveva 10 anni faceva la scienziata. La cosa doveva essere gli integratori, guarda che effetto hanno, però cioè volevo no, fare una finta sponsorizzazione, vabbè. Quindi da oggi passerai alla NutriMuscle come integrazione? Dopo aver visto i prodotti, aver... Non so, tipo che compri la roba con il mio codice sconto? Assolutamente. Che non ricordo. Non sai il mio codice? È il classico. È il classico di un 64, però c'è tipo. NM, trattino basso. Trattino basso. Sì, vabbè. Un segreto. Tu non puoi dire così adesso. Ho citato l'amo, adesso mi dici. No, non ve lo posso dire. O mi dici il tuo segreto, o lei mi dice il suo ex coach. Uno dei due deve scegliere. No, dai, che ho spento la videocamera. Dai, Domenico. Ho spento. Ti dico che spento. Ah, guarda, la lascio qua. È spenta. Vedi? Aurora, dimmi. Com'è andata oggi la visita alla NutriMuscle? No, molto interessante. È stato curioso vedere come comunque fossero sistemati i vari locali, la parte di assemblaggio, comunque tutto fatto manualmente, l'imballaggio, la spedizione. No, carino, carino. Bella come esperienza, quello sì. Consiglieresti a un tuo eventuale cliente in palestra come integrazione? Si può consigliare. Codice sconto out, no. Boreale. The Tower è meglio, The Tower. Giusto, ok. Allora. E adesso rientriamo. Adesso andremo a mangiare stasera in questo bel posto qui. Stiamo salendo in cima, ultimo piano, che spettacolo di vista. Torrifera si vede, guarda. Stiamo aspettando il tavolo. Che dice Aurora? Fame. E se hai sempre fame, cioè. Hai mangiato le barrette? Sì, buone.
avete accorto o c'è stato qualcosa che... No, l'ho inviato prima. Non lo so, perché ieri abbiamo bevuto un po', io 3 cocktail, una pina colada, un Black Russian, un White Russian. Ho provato un po' di cose diverse. Siamo stati al rooftop ristorante Le Georges Pitot, Le Seux Competon. C'era la vista della Torre Eiffel, il massimo che abbiamo potuto vedere, da così vicino. E dobbiamo partire prestissimo perché abbiamo l'aereo alle 8:15 e giustamente l'ultimo massimo ci vuole già attivi la sera mattina presto. Dopo abbiamo dormito 3 ore, io sto ancora con l'alcol nel sangue. Aurora invece voleva fare l'after, voleva fare tutta una tirata, giustamente. Però fortunatamente i ragazzi non si sono prestati a questo. L'abbiamo legata, buttata nel taxi e caricata subito in stanza. Io speravo, sai, col taxi andassimo da qualche altra parte. Fare fake taxi in realtà, però... Da. Vabbè ragazzi, i presupposti c'erano, però vabbè, no, dettagli. No, scherzo, scherzo, scherzo. È arrivato il taxi, è arrivato il taxi. Ecco, andiamo. Prima volta per me da Starbucks. Buono, cappuccino grande. Tu che hai preso? Succo a base di cocco principalmente, di latte di cocco. Ovviamente il mio solito donut che adoro. E lei è un waffle? Waffle. Sto aspettando che si apra il gate, poi per le 8:15 ci imbarchiamo e torniamo in Italia. Dopo la Francia, ovviamente l'ho presa come allieva e l'ho allenata per 4 settimane, concludendosi oggi con un bel test completo, squat, panca e stacco, qui all'Iron Fit di Monza. Come ti sei trovata, Aurora? No, bene, io sono di Monza, quindi è sempre un piacere venire qua in Iron Fit, è anche un bel ambiente. No, allora, lo squat, soddisfatta, ho fatto 97,5. Squat! Vai, spinge, bravissimo! Rosico un pochino per i 100, però... Te l'hai fallito in Francia. Sì, panca anche lì, sono contenta, 47,5. Via! Press! Vai, stringi! Sacco, invece, ho sofferto un pelino di più, ho fatto 102,5. Vai, stringi le gambe, giù! Praticamente hai quasi lo squat e lo stacco vicino. Sì. Non è un bel segno. Sono qua per migliorare, no? Scusa. Al peso di? Io il mio? No, il mio, io sono 93 kg, l'ho mangiato io oggi. 63. Quindi la ragazza diciamo che ormai è passata nel team. Prossimamente, quando sarà ora e sarà pronta, la portiamo in pedana in FPL. Con questo si conclude tutto il viaggio vlog della Francia. Spero che abbiate apprezzato la mia scelta. Se c'è qualcosa che non vi quadra, parlate ora, se no tacete per sempre. No. Iscrivetevi al canale, lasciate un commento, un like come sempre. Condividete il video. Ricordatevi che la caccia alla torre nascosta, lei si trova in 2 video miei, come comparsa per caso, e in un altro video che ho fatto con un'altra persona. Diciamo chi io, non lo diciamo. No, non lo diciamo, nessun indizio. L'unico indizio è che aveva un leggings rosa in 2 video? No. Uno? No, solo in un video avevo il leggings rosa. E gli altri due? Come rivestita? Leggings nero. Chi indovina esattamente il minutaggio dove compaiono le 3 torri, vincerà un coaching del valore di 150 euro. Se dovesse essere troppo difficile, alzerò la posta settimanalmente, portandola a 12, 24, magari anche un anno. Così tanto. Non puoi anticipare, mi spiace. Il concorso è solamente per chi non è allievo. Un saluto e alla prossima. Dopo aver visto questo video, scommetto che vuoi farti allenare da me. Beh, basta scrivermi in privato, contatti in descrizione. E poi ti chiederai, ma cosa userò come integrazione? La NutriMuscle.it, una vasta gamma di prodotti di integrazione. Usando il mio codice sconto MM_Scotum64 avrai un 10% su un ordine minimo di 50 euro. Ma ti manca ancora qualcosa? L'attrezzatura per allenarti? Ovviamente PowerGear.it, azienda leader del settore, che costruisce bilancieri, rack, panche regolamentari e una bellissima pedana da stacco. Tutto sempre con il codice sconto TUM64, senza gli iniziali prima, con uno sconto del 6%, unico in Italia, ragazzi. Quindi, che state aspettando? Cliccate sul sito.